Se siete venuti fino a qua è per vedere il mio nuovo falò di confronto. No, non è Temptation Island, è il mio nuovo falò che ho realizzato in giardino. Infatti era tutto nella mia testa e ho dovuto semplicemente realizzarlo. Quindi sono andato subito nella mia scrivania e ho iniziato a disegnare quello che avevo in testa. Vedendolo dall'alto, qua c'era il mio gazebo, qua c'era il mio falò con la ghiaia tutto intorno, il mio bel divanetto, e dovevo solo realizzarlo. Allora vi lascio il video e vedete come ho fatto. Quindi mi sarebbe bastato prendere una padella o un qualche cosa che avrei potuto utilizzare come falò. E mi è venuto in mente che avevo questo wok, dove ho dovuto semplicemente smontargli le maniglie. Non è stato molto semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Infatti bastava semplicemente fare dei buchi con l'avvitatore e avrei rimosso quelle viti di supporto. Utilizzando un cacciavite sono riuscito a fare leva e finalmente questa maniglia si è staccata. Quindi bisognava semplicemente levigare le viti e mettere tutto a posto. Poi ho trovato delle pietre che utilizzavo nel mio vecchio barbecue, che è andato in frantumi, e l'ho utilizzato per fare il supporto, un bel supporto per il mio wok o il mio falò. Dopodiché ho provato ad accenderlo utilizzando qualsiasi cosa trovassi, perché era solo semplicemente una prova, perché da lì a poco avrei fatto tutto l'intorno con della ghiaia. Vedendo che il wok o il falò funzionava, ero stato molto contento e ho deciso di fare il figurino per il mio, per YouTube, ed ero molto molto contento di quello che avevo realizzato. Ragazzi, la spesa è fatta, ho comprato anche la ghiaia, così possiamo continuare il lavoro. Andiamo. Fatta la spesa da Leroy Merlin o Leroy Merlin, ho preso tutta la ghiaia che mi sarebbe servita. Sarà giusta la quantità che ho comprato? Non lo so. Che fai, ti caccia? Ovviamente quella è la faticaccia che ho dovuto fare inizialmente semplicemente per portare dei sacchi. Infatti da lì a poco è stato un lavoro molto lungo e molto caldo, anche perché l'avevo iniziato nel mese di settembre. Adesso siamo ad ottobre, non fa più così caldo, era pieno di zanzare allora, però ce l'abbiamo fatta. Dopo aver riempito tutta la sezione dove dovevo mettere la ghiaia, ho coperto sicuramente con del nylon, del telo che avevo recuperato, perché così le infestanti o l'erba non sarebbe cresciuta al di sotto, perché sarebbe stato un po' un disastro poi trovarsi tutta l'erba intorno. E niente, credo che ho fatto un po' male i calcoli. E vedete, ho preso 10 sacchi, dovevano bastare, invece no, non sono bastati. Vabbè, li andiamo a prendere. Ok, allora questo è il risultato di tutto quello che è stato messo. Ho dovuto mettere anche un po' di soluzione al limone, perché sennò ho fatto una mega lettiera per i gatti, quindi diciamo che il lavoro è stato fatto. Adesso passiamo allo step successivo, perché ho trovato questa pedana e la trasformerò in un bel divanetto esterno. Devo dire che con il divanetto mi sono dovuto un po' ingegnare, però alla fine non è stato così male, perché bastava semplicemente tagliare una sezione più larga, una sezione più stretta, e tutto combaciava alla perfezione. Bastava semplicemente mettere qualcosa per bloccarlo e tutto andava perfetto. Allora, per farmi capire un po' come ho fatto degli intagli proprio lì, così che questi adesso... aspettate. Questi adesso sono liberi, li appoggi qua e con gli intagli si vanno esattamente a incastrare
tutti quanti. Adesso li vado a fissare da sotto ed anche da questo lato, così questo fa perfettamente schienale. E dopo aver posizionato il tutto mi sembrava abbastanza stabile. Infatti dopo aver fatto un po' di prove mi sembrava tutto abbastanza ottimo, anche se dondolava un po', ma alla fine poi ci ho messo delle pietre sotto in modo da riuscire a tenerlo. E quindi dopo aver fatto tutto, l'unica cosa che c'era era provarlo. Ebbene sì, ho dovuto aspettare un po' il freddo perché dovevo provare a vedere se tutto funzionava, e tutto funziona. Ed ecco a voi, questo è il mio falò. Cosa ve ne pare di questo falò fatto in casa? Tutto fai da te. Vi ho fatto vedere passo passo come fare. Voi, se vi piace, iscrivetevi al canale, datemi un commento e se volete accendete la campanella, perché è molto importante per ricevere una notifica che ho uscito il mio video. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video.